Ancora scontri nella notte tra la polizia e i manifestanti pro-Trump che hanno fatto irruzione nel Campidoglio ritardando l'insediamento di Joe Biden. Nonostante il sindaco di Washington abbia messo il coprifuoco notturno, molti sono rimasti per strada. Queste sono le immagini di mercoledì pomeriggio. Una folla inferocita assalta il Campidoglio, aizzata da settimane dalle parole di Donald Trump che parla di vittoria rubata. Durante la sommossa, quattro persone sono morte. La prima è una donna che sembra sia stata uccisa dalla polizia con un colpo al petto. Il congresso è stato quindi blindato e ai deputati sono state fornite maschere antigas. Queste sono le immagini dei sostenitori di Trump entrati negli uffici e nei corridoi del Campidoglio. Il presidente eletto Joe Biden ha provato a riportare la calma, chiedendo anche a Trump di prendere una posizione. Le parole di un presidente hanno un peso nel bene o nel male. Se usate bene, le parole di un presidente possono ispirare, se usate male, possono incitare. Alla fine arriva la presa di posizione di Trump che invita a tornare a casa anche se le sue parole infiammano gli animi. So che state soffrendo, che siete feriti. Ci hanno rubato la vittoria. La nostra è stata una vittoria schiacciante. Tutti lo sanno, specialmente i nostri rivali. Ma ora dovete andare a casa, in pace. Ma non tutti vanno a casa, molti rimangono fino a notte fonda, nonostante il coprifuoco.